14.06 dei deputati Molinari ed altri concernente iniziative di competenza volte alla revisione della convenzione recentemente sottoscritta da ABI e parti sociali in materia di anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria in deroga, anche mediante la connessa assunzione da parte dello Stato della garanzia delle anticipazioni e dei costi relativi conti correnti. Il deputato Garavaglia ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego. Sì, grazie Presidente, buongiorno signor Ministro. Allora, premesso che siamo lieti come Lega che il Governo abbia accolto la proposta della Lega e dell'ottimo Claudio Durigon di fare l'anticipo bancario della cassa integrazione, altrimenti i lavoratori avrebbero dovuto aspettare 3-4 mesi, quindi questo bene, però nella convenzione ci sono delle cose che non funzionano, almeno 4 punti, glieli sintetizzo. Il primo. La necessità di apertura di un conto corrente dedicato, con i relativi costi a carico dei lavoratori e quindi anche con il rischio di assembramento che di questi tempi non è il massimo. Il secondo punto, l'esito incerto perché per mancanza di risorse le banche possono interrompere l'apertura di questi conti correnti. Terzo punto, la garanzia del prestito è a carico del lavoratore con i propri emolumenti, quindi sostanzialmente il governo non ci mette un euro. Ultimo punto, testualmente nella convenzione c'è scritto questo, la discrezionalità da parte delle banche che possono procedere all'apertura di credito previa istruttoria del merito creditizio, che potrebbe vanificare quindi l'effetto della misura. Chiediamo quindi se il governo intende correggere questi punti della convenzione per fare un buon lavoro fino in fondo. Grazie. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Gualtieri ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie, onorevole Garavaglia. Allora, in merito a quanto da lei appena detto, vorrei sottolineare che stiamo parlando naturalmente di un atto tra soggetti privati sottoscritto su impulso del governo, che meritoriamente è volto a mettere a disposizione dei lavoratori uno strumento in grado di rendere per loro più sostenibile il periodo necessario ad arrivare all'effettiva erogazione della cassa integrazione da parte dell'INPS. Più nel dettaglio della procedura e delle condizioni, non è richiesta l'apertura di appositi o di nuovi conti correnti, né occorre lo spostamento fisico dei lavoratori in questa fase di emergenza. Chiunque abbia già un conto corrente con una delle moltissime banche che aderiscono all'iniziativa potrà continuare a utilizzare il suo conto e a rapportarsi con la propria banca attraverso comunicazioni a distanza. La Convenzione, inoltre, afferma espressamente che non vi sono costi né per il singolo lavoratore che ne beneficia né per le banche che vi aderiranno. L'operazione nel suo complesso si presenta senza rischi, avendo garantito il Governo che le risorse sono e saranno sufficienti rispetto ai fabbisogni che le aziende rappresenteranno. Si sta valutando inoltre la possibilità di individuare idonee forme di garanzia in favore delle imprese nell'ipotesi in cui queste ultime intendano anticipare il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori e si trovino nel contempo a dover fronteggiare situazioni di scarsa liquidità. In ogni caso, il Governo monitorerà l'effettivo utilizzo di questo strumento e il suo concreto funzionamento in risposta alle necessità dei lavoratori, garantendo altresì che le strutture tecniche facciano tutti gli sforzi necessari per gestire con le modalità più rapide e semplificate l'iter di concessione della cassa integrazione richiesta con causale Covid-19, in modo che i tempi di attesa siano ridotti al minimo. Si stanno individuando misure di tutela per imprese Facoltà che di replicare il anticipano la deputato cassa Garavaglia, integrazione prego. o che hanno Sì, scarsa grazie liquidità. Presidente. Beh, grazie Ministro dei chiarimenti. Non siamo soddisfatti, ma vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno. Quindi prendiamo atto della volontà del Governo di monitorare la situazione e quindi evidentemente di correggere delle cose che in quella convenzione ancora non sono chiare e di andare nella direzione che tutti ci auspichiamo. Non abbiamo bisogno in questo momento di incertezze. Oggi il Paese ha bisogno di risposte certe e concrete e semplici. Già oggi assistiamo al caos totale dell'INPS per la questione della distribuzione dei 600 euro ai lavoratori autonomi. Ci auguriamo che anche qui ci si metta una mano sul cuore e si trovi una soluzione per far funzionare bene le cose. Il
paese ha bisogno di misure serie, semplici e concrete. Approfittiamo per fare tre piccoli suggerimenti, caro signor Ministro. Il primo, come veniva detto prima dall'onorevole Fassina, è il momento di fare una gran bella emissione di debito pubblico, 100 miliardi di emissioni di debito pubblico, e ci mancherebbe che sia gli italiani che la BCE non lo sottoscrivano tutto. È il momento adesso, dopo è tardi, perché nel mentre tutti gli altri paesi lo stanno facendo. La Cina 141 miliardi di dollari. Secondo punto, un prestito ponte per le aziende. Il 10% del fatturato dell'anno scorso a tasso zero garantito dallo Stato. Questo darebbe a loro fiato, liquidità e non interrompe il sistema dei pagamenti che altrimenti va in tilt. Ultimo punto molto semplice. In legge di bilancio avete ritardato i rimborsi fiscali. Ecco, oggi serve un'altra cosa molto semplice. Che lo Stato faccia lo Stato. Che paghi tutto subito. Tutto maledettamente subito ai cittadini e alle aziende. Grazie. Ha replicato Massimo Garavaglia della Lega. Grazie. Prossimo intervento è quello di Italia Viva, di Massimo Ungaro. Deputati Fregolent ed altri, concernente iniziative volte a garantire la liquidità delle imprese, con particolare riferimento all'ipotesi di prestiti garantiti dello Stato. Deputato Ungaro, ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmata.